cosa mangia? Io, scusate, se allora mi assento un attimo intanto. Allora, scusa, ma che vergine sei? Che vergine sei? Quanti pompini hai fatto? Quanti uomini? Cosa? A quanti uomini hai fatto in pompini? Uno. A uno solo. Uno solo a 21 anni. Tu mi è bastato per stare male e vomitare per un mese. Perché vomitare? Ma dai. Perché preferisco farlo con un cono gelato. Ma perché vomitare? Si vede che non ti piace il cazzo. Si vede Fabrizio, che non ti piace il cazzo, amica mia. Fabrizio da Milano. Fabrizio, dimmi. Chiuse. Eccolo, quel Fabrizio. Mancava Ludovica. Questo è certo che sei vergine così, appena prova il cazzo è la fine. Mamma mia, ascoltami, Giuse. In che senso la fine? Scusami, Fabri. Non mi sembrava una troppo vergine, era bella, bella in forma, bella attiva. Questa è la volta che prova il cazzo è la fine. Cioè, tu dici, è scatenata. Fermo un attimo, sì, arrivo da te, Fermo. Lo sai che ci abbiamo la pubblicità. Lodovica, addie, Lodovica. Mi raccomando, dalla via facile. No. Facile, ciao. Forse di Covid è morto in bagno. La cosa pazzesca è che nessuno vuole chiudere Napoli, nessuno vuole prendersi la responsabilità, esatto, di chiudere Napoli. Bravo, sempre bravo. Se sia necessario chiudere, naturalmente, esatto, non lo so, sempre, esatto, se probabilmente è necessario chiudere. Barile imbarazzante, finalmente, cioè, l'hai capito. Finalmente De Luca non si vuole prendere la responsabilità. De Magistris si dice che la situazione è terribile, forse bisognerebbe chiudere Napoli o forse tutta la Campania. Porro. E lui fa sentire porro. Porro. Sono tutte pagine e pagine sull'Emilia Romagna, sul Veneto, ma non c'è una pagina che sia una che ci racconti il caso campano. Cioè, voi mi dovete spiegare per quale diavolo di motivo sta succedendo un casino pazzesco in Campania e quella regione, a quanto ci risulta, sia ancora gialla. Quindi ha gridato al lupo, poi il lupo è veramente arrivato e vuole che a catturare il lupo sia il governo, così che lui possa dire magari un domani: e beh, ma è il governo che ha fatto il lockdown, non io. Io la trovo una storia incredibile di come si è governati in quella regione, di quel cialtrone di De Luca, che a me sta anche simpatico, mi stava molto simpatico, però devo dire che aver gestito male questa cosa è dire poco. Allora, eravamo con Fabrizio da Milano, grandissimo, grande ritorno. Fabri, che cosa hai da dire? Fabri, dimmi. Zuppa di porro, numero uno, al mattino per me, se non c'è la zuppa di porro e il caffè, ne capirai il 10%. Ma fa niente, è importante sentire porro e cotto. Perché ne capisci il 10%. Ma che ne sai? Dalla centralinista, simpaticissima, è come simpatica quanto Alan Friedman, la vostra centralinista. Perché che ha fatto? Ma come ti permetti, la lavoratrice? Ma io mi permette come? È passata la voglia di telefonare, una simpaticona, sembra Lily Gruber, sembra. Ma è una lavoratrice. Cioè, che c'entra? Abbi rispetto. Mi fa piacere che lavora, ma comunque. Se li sta sul cazzo, li sta sul cazzo. Ma che c'entra? Quella lavora e questo non fa un cazzo. Ma come si permette? Non mi fa neanche. Ho capito, ma la centralista lavora. Tu sei un povero cretino. Tu sei un coglione. Allora, Giuseppe, partiamo da... Dopo ti dico quello che ti volevo dire sui complottisti. Sì. Però prima ti devo fare una premessa, perché comunque sia, a me di lui non mi interessa niente di Parenzo, però per te è un amico. E per un amico comunque devi un attimino intervenire, perché ti spiego, ti faccio una premessa di 30 secondi. Io non ho amici, non ho niente, non ho nessuno, non me ne frega. Esatto. Sì, lo puoi dire. Fino a prima avevo tutto, adesso me ne sbatti con di tutto e tutti, odio tutti. A me mio fratello mi chiama lupo solitario, io odio feste, matrimoni, ma tutto. Perché quando nessuno quando mi chiamano per fare le grigliate mi taglierei le palle. Ma perché se non ti chiama nessuno? Odio tutto. A me solo una cosa mi piace, il calcio, che mi fa come cosa che per te non vale, perché un uomo che non gli piace il calcio porta l'assorbente, quindi questo è il tuo caso. Sentilo. Giuseppe, a me l'unica cosa che mi fa star bene è il calcio. Quando vedo una partita è come se facessi meditazione, però già adesso immaginati il calcio, questi dieci giorni sono un disastro, purtroppo. Ma il calcio senza pubblico veramente è come andare in Colombia in vacanza col naso rotto, non ha senso proprio. Che grandi metafore. Però Giuseppe, ti volevo dire, una mattina mi dovevo allenare e non so perché Parenzo a me mi attrae proprio, è una calamita, perché alla fine tra me e lui proprio c'è amore e odio, proprio è una calamita. Io non mi alzo, non so perché ho mal di testa, è difficile che c'ho, non mi alleno. Non so perché giro sulla 7, ma c'era il telecomando, proprio la mano vibrava. Gira sulla 7, Ciro Mirta Merlino in collegamento.
Oh sì. Mio Dio, mi sono toccato i coglioni, ero sicuro, infatti, che arriva Parenzo che presenta. Sì. La mamma mia. No, presenta, conduce, che... non presenta. Oh, sì, vabbè, presenta comunque, Pippo Baldo, Parenzo Giuseppe, conduce. Giuseppe, vabbè, allora... tu sei suo amico, devi intervenire, perché questo uomo qua sta facendo un po' troppi vaccini. Io veramente l'ho analizzato bene. Cioè? Prima era giallo epatite, adesso ormai è bianco, ma è trasparente. E le occhiaie gli toccano le basette. Ma che cazzo ti stai trasformando? Che cazzo ti stai trasformando? Ma è che è meglio che fai qualche vaccino? Giuseppe, tuo amico, devi intervenire. Scusami, Fabri, perché... ma tu te lo farai il vaccino quando arriverà? Si parla di vaccini in questi giorni. Cazzo, ma non ci penso mica. Meglio, dosi più per gente. C'è quello per di Putin. Bene. Oggi la Russia ne ha annunciato uno, signor Putin. Se c'è quello di Putin, sì, se c'è la Putin subito me lo faccio. Avanti. Anche tre. No, lo sai che Giuseppe, poi ti manderò le foto se non ci vede. A casa mia, appena apri la porta, c'è solo un quadro gigante, tutta la cornice in argento con Vladimir Putin col calice di vino. Appena entri in casa mia, e adesso farò quella del grande Donald. Donald numero uno. Scusa Fabrizio, come vai a botte in questo periodo? Hai ripreso oppure no? No, ma sto facendo, però poi ho gli esami di sangue per la patente, io devo fare la ogni patente. Tanto fine settimana, diciamo, fine settimana. No, adesso gli esami della patente non sto neanche più bevendo, no? Io poi mi devo fermare ogni 3-4 mesi, poi ho gli esami da a me, mi ha ritirato per 4 anni la patente, ma poi io posso stare anche senza, io non ho, ne ho già fatta talmente. Ma cosa tante, fai tutto il giorno? Tutto il giorno, cosa fai? Penso a come romperti i coglioni quella cosa volta. Cosa fai tutto il giorno? Chi ti mantiene? Io mi mantengo io perché lavoro. Ma non allora, in collegamento però con un posto dove mi sa che sei stato, con il Maxim oh, a Chiasso. Un posto... Mamma mia, che scopate che ho fatto al Maxim grazie al mio amico. Allora, in collegamento con il Maxim di Chiasso c'è un signore che si chiama Armando, che nonostante tutte le restrizioni, perché dovete sapere che il Maxim a Chiasso, ragazzi, è aperto, non so fino a che ora, credo fino alle 5 del pomeriggio, ci sono varie restrizioni, cioè non possono andare chiaramente i lombardi e dunque c'è una perdita di gente, c'è una perdita di clienti, non c'è dubbio. Il signor Armando, credo, che nonostante tutto resiste e va a puttane. Armando, ci sei? Sono Stefano, volevo salutare Fabrizio che si è divertito un sacco e mi manca quando torni Fabrizio. Una bottiglia torna di champagne, grande. Ma che grande sei stato. Trovarti. Io adesso non posso finire il testo, però abbiamo preparato il tavolo al Maxim, Giuseppe con la bottiglia di champagne, dollarino con la zoccolina, che bello. Con la zoccolina, caro Parezzo, con la zoccolina. Chi mi devi passare, Stefano? Armando, passami Armando. Ti passo Armando. E pochi dettagli che c'è la caccia delle streghe qua. C'è la caccia, non ti preoccupare. Armando? La radio. Armando? Sì, pronto? Ciao a tutti. Armando, com'è che riesci nonostante tutto a... Cioè essendo frontaliere riesco tranquillamente a passare alla dogana. Quante volte vai? Ma ogni giorno, no? No, ogni giorno purtroppo non riesco per lo smart working, perché ho anche dello smart working da fare, però appena mi viene possibile, volentieri. Senti una cosa, ma quali sono le tue preferite là? Qual è la tua prostituta, guarda, la tua escort preferita? Al momento sto puntando Jenny per questa sera, che tutti ne hanno sempre parlato bene, italiana soprattutto, giovane, e quindi stasera penso che... A te interessa giovane, ti interessa l'anale, ti interessa qualche cosa in particolare? Non interessa un cazzo, ma interessa che in casa... Un bel pompino fatto bene, scoperto, sì. E una scopata, nulla di particolare, pompino scoperto, esatto. In camera. Quanti anni hai, Arma? 25. Amico, ma vergogna cosa, Davide? Che roba incredibile, guarda, un ragazzo di 25 anni. Un ragazzo di 25 anni che non è in grado di farsi una storia normale con una ragazza. Una relazione fantastica da 4 anni a questa parte, mi trovo una meraviglia. Che schifo. Mi svuoti i coglioni, sono contentissimo. Ma ragazzi, ti ha spiegato? Ti ha spiegato? Aspetta. Lavoro a Lugano, vengo a puttane una ragazza, trovi qualcuno che sta meglio. Che miserabile. Allora, che fermo un attimo. Armando ti ha spiegato in 2 secondi il fatto che riesce tranquillamente a stare con una ragazza, va lì, come ha detto lui, si svuota i coglioni e probabilmente il rapporto con la ragazza che persona triste che sei, che persona squallida e triste. Lì a parlare di me, 25 anni, sto vivendo una vita fantastica. Scusami un attimo, il rapporto con la tua ragazza ci rimette in qualche modo da quel fatto che tu vai a scuola? Nulla, anzi, ero molto molto meglio stare con la mia ragazza, perché non ho, so che non ho rotto i coglioni. Quando voglio, che lei non ha le necessità, vengo a scopare qui.
Io sono una meraviglia, non l'apprezzo. E lei lo sa, ovviamente. Il prossimo step, secondo me, il prossimo step, secondo me, potresti anche dirglielo, sai? Il prossimo step, dire: guarda, ogni tanto ho bisogno di andare a chiasso, svuotarmi i coglioni con una prostituta. Dico questo termine. Io sono una ragazza con una mentalità aperta e non c'è nessun tipo di problema. Senti, hai paura del Covid? Diciamo, andare a puttare a Maxime, hai paura, guarda, del Covid? No. Io sto con la mascherina dentro il locale, poi quando vado in camera la tolgo, per più che altro perché a me, se devo scopare, mi piace, cioè, vabbè, non chiaro, devo avere chiaro. Le imitazioni di me. Ma non hai paura del fatto, ecco, ma certo, non hai paura del fatto che quella là è stata con altre persone, dunque può circolare il virus dentro il locale? No, guarda, tutte le ragazze comunque si controllano anche per loro stesse, quindi molto peggio in appartamento quando non gliene frega un cazzo. Sai che non c'è dubbio. È una merda rispetto a qui, quindi io preferisco di gran lunga venire qui, ho le mie certezze e vengo tranquillo. Sei un grande Armando, ti abbraccio, sei un grande, ma che tristezza, non rompere i coglioni. Che esempio pessimo. Ciao Armando, abbracci, ciao. Collegamento da Maxime, 25 anni, ti ha fatto un culo così, David. Ma grande prova, libertà, in collegamento dal lettuccio magico, il grande ritorno, il brasiliano.